Ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video! Ragazzi, quest'oggi siamo tornati con una reazione! Questa reazione è veramente reazionosa! E vi chiederete perché? Perché quest'oggi andremo a vedere il vero potenziale di Huggy! Noi sappiamo che Huggy sì, è molto forte, ma veramente quanto è forte rispetto a tutti gli altri mostri? Andremo a scoprire la risposta, perché farà dei combattimenti con chiunque e andremo a decidere chi è il più forte. Ma prima di iniziare, mi raccomando, raggiungiamo almeno i 10.000 mi piace e iscrivetevi tutti quanti al canale. Mi raccomando, più del 50% di voi che guarda i miei video non sono iscritti. Dobbiamo subito rimediare. Huggy e Kissimissi contro Siren Head. Kissimissi, ricordiamo, essere la fidanzata, la versione femminile, non lo so. Comunque Siren Head, eccolo qui. Oddio, è già pronto Huggy, pronto, si sta avvicinando in modo minaccioso. Scambio di sguardi. Egli punta il suono incredibilmente, gli lancia una pietra. Oddio, oddio, mamma mia ragazzi, guardalo com'è forte. Che cosa sta facendo? Oh mio, no, no, aspetta un attimo, aspetta, che cosa sto vedendo? Perché Siren Head lo ha preso, l'ho lanciato, lui gli ha lanciato una pietra all'interno della sirena. Ma questi combattimenti sono pazzeschi, quindi ne vedremo veramente tantissimi. Guardate com'è, è tipo parkourista. Oh, salto incredibile addosso, lo acchiappa per il collo e lo stende. No, 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 è sulla testa, no. No, mi ha strappato, che cavolo sono, le budella? Che si è messi? Ha allungato il braccio? Ma da quando si può allungare il braccio? Non lo sapevo ragazzi, forse questo è il potere segreto di Kissimissi. Ok, Siren Head si è rialzato. Oh, doppia sirena! E qua i timpani muoiono. E qua i timpani vengono distrutti. No! Non ci posso credere. Si è mangiato nel braccio di Kissimissi. Gli aveva tappato il suono, ma non è bastato. È tornato! Huggy Wuggy! Gli ha preso il cuore. Gli ha preso il cuore. Gli ha strappato il cuore. Non mi... Si è mangiato il cuore. Si è mangiato il cuore di Siren Head. Come cavolo è fatto? Possiamo dire che Huggy Wuggy e Kissimissi hanno vinto contro Siren Head. Però in questo caso erano in due. Due contro uno è un po', diciamo, sleale. Perché se fosse stato solo Siren Head, forse avrebbe vinto lui. Quindi non basta come valutazione. Andiamo avanti. Huggy Wuggy contro... contro Among Us. Questi sono gli omini di Among Us. Ok, Huggy Wuggy ha una chiave in mano. Ok, questa è la mano del gioco. Ok, interessante, lì c'è un'altra. Ok, prende anche l'altra mano. E ora che cosa fanno? Ok, questo giallo che cosa vuole fare? Vuole prendere la chiave da Huggy Wuggy. Huggy Wuggy a quanto pare ancora si deve attivare, ancora deve essere cattivo. Però a quanto pare si è attivato. E il blu si ruba la chiave. Quindi il blu è l'impostore. E il giallo viene ucciso. Vabbè, con l'assalto mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, gli sta sparando sulla mano, ma lui non si fa niente. È potentissimo. Attenzione, Among Us blu contro Huggy Wuggy blu. Gli scivo da sotto e lo accetta su da caviglia. Aia, che male. Ho fatto un giramento di testa pazzesco. Altri colpi. E lo lancia addosso. Ok, probabilmente Huggy Wuggy vuole recuperare la chiave che gli è stata rubata. Però... no, oh mamma mia, come l'ha lisciato. Ti stanno arrivando dei grandi cazzotti? No, oh no, oh no, quegli scatoloni non so a cosa servono. A farlo crollare. Gli sono caduti gli scatoloni addosso. Pensano di aver vinto. Ma avranno vinto davvero? Huggy Wuggy già si è rialzato e potrebbe utilizzare gli scatoloni come sua arma. Ok, il signore con la R è morto. Lui se l'è mangiato. Perfetto. Mi sa proprio che l'impostore è Huggy Wuggy in realtà. No, questo lo fa esplodere. Oddio. No, gli ha fatto esplodere gli artigli. Però vanno comunque male, a quanto pare. Gli vanno comunque parecchio male. Sta prendendo uno scatolo, ora che vuole fare? Aia, 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 che male. Ma mi sembra eccessivo. Ma la chiave adesso chi ce l'ha? Una motosega, un lanciafiamme. Cioè, ok che gli omini di Among Us non è che sono così forti in realtà, Gli ha tagliato una gamba. Oh mamma mia. Oh mamma mia, no. No, è finita, è finita, è finita. Non ci posso credere, l'hanno ucciso. Among Us ha vinto. E ora... impostore, sus. No, non ci posso. Oh, non ci posso credere. Alla fine l'impostore è rosso, che non c'era neanche, ha ucciso tutti, è rimasto solo lui. E ora si ruba la chiave. No, gli ha rubato la pistola. No, non c'è, colpo di scena. È morto l'impostore. E quindi qui mi stai dicendo che anche qui Huggy Wuggy ha perso.
Questo Gnocchi me l'aspettavo un po' più forte, sapete? Vediamo questo! Five Nights at Freddy's! Lì abbiamo Freddy, abbiamo Bonnie, abbiamo Chica! Si trovano all'interno della Freddy Fazbear Pizza! E chissà che cosa sta accadendo! Ok, c'è uno scatolone, interessante! Che cosa ci sarà mai all'interno di questo C'è anche Wonky! Nello scatolone! Salve! Ok! Sì! Interessante! Oh! Si è mosso! Che cosa cavolo ha fatto? Oh mamma mia! Non so per quale motivo Huggy Wuggy si trova nel mondo di Five Nights at Freddy's. Comunque abbiamo Chica che sta ovviamente scappando, perché non si aspettavano Huggy Wuggy potesse fare tutto ciò. Ma a quanto pare è capace. Inizia a correre tra le... È un po' storto sto Huggy Wuggy, devo essere sincero, Chica è in tilt ormai, non sa più cosa fare. Ah, sta bloccando la porta forse. Mi sa proprio che non serve, perché mi sa proprio che Huggy Wuggy la porta già l'ha superata. Ce l'hai vicino, cara Chica, è vicino a te. Chica, gli ha staccato la testa come se nulla fosse. Huggy Wuggy contro Freddy, chi vincerà? Non lo so. Oddio, no, no, sto uscendo da un regalo. Che sorpresa. Certo, questo regalo non lo vorrei proprio per il mio compleanno, devo essere sincero. Oh, gli ha tirato un destro incredibile, Freddy, attenzione! E qua Freddy dice: non mi tocca, hai capito? Ah! Oh! Però l'ha toccato! Però l'ha toccato fin troppo, ragazzi! Ok, questo è il corpo di Chica, lo sta trascinando per terra, effettivamente è morto, tutti quanti senza testa. Attenzione! Gli è caduta un'altra testa! Un'altra testa! Questi sono gli animatronici, quelli vecchi, non i toy. Non lo so, però vedo sempre che Huggy Wuggy dietro di loro e chissà che cosa vuole fare. Poi gli stacca pure questa testa. Se gli stacca pure questa testa mi sembra un po' eccessivo. Che cosa sta facendo? Che cosa sta facendo? Non capisco, ragazzi. È molto strano questo Huggy Wuggy, molto Bene, ma c'è una gamba. Vuol dire che c'è ancora qualcuno. E Huggy Wuggy è tornato anche lì un animatronico. Pronti a uccidere chiunque arrivi in questa pizzeria. Questo è stato vinto da Huggy Wuggy. Cartoon Cat. Cartoon Cat l'abbiamo imparato a conoscere benissimo, ragazzi. Sappiamo già che è molto forte, ma vediamo chi è il più forte tra i due. Ah! Lo aggredisce con solo del suono, facendo proprio ah! Anche i peggiori dinosauri hanno paura di lui. Cartoon Cat si avvicina. Sguardo minaccioso tra i due. Cartoon Cat prova ad avvicinarsi. Scivolata incredibile. Se lo ritrova alle spalle. Chiudono entrambi gli occhi. Attenzione, gli appizza il suo artiglio dentro la testa. E sembra essere già finita qui, ma non penso proprio. Cartoon Cat si sveglia. Potrebbe succedere di tutto a momenti. Cartoon Cat prepara il jumpscare. Prepara il jumpscare. Ma Huggy Wuggy non si fa spaventare così facilmente. Non penso proprio. Gli fa un jumpscare anche lui. Sono pari. Jumpscare contro jumpscare. Però, ok, ha cacciato gli artigli. Gli tira un calcio. Lo vedo un po' in difficoltà il nostro Cartoon Cat. Allunga il braccio. Non so perché tutti quanti possono allungare le braccia. Io questa cosa non la sapevo. Attenzione, schiva il colpo della tigre. Però lo prende. È finita, adesso no! Gli ha staccato il braccio e lo allontana in modo incredibile. Ed è finito, però abbiamo la vendetta. Abbiamo la vendetta, perché qui, attenzione, Cartoon Cat sembra essere molto più forte. E gli stacca la testa. Comunque ho visto che Huggy Wuggy c'ha il vizio di staccare la testa alle persone. Però sembra veramente più forte di Cartoon Cat. Questa roba è pazzesca. Le braccia di Cartoon Cat lo stanno attaccando da dietro. Ragazzi, se questo video arriva a 10.000 like, provo ad evocare entrambi Huggy Wuggy e Cartoon Cat a casa mia e li faccio sfidare tra loro, ragazzi. E qui ha vinto Cartoon Cat. Ha vinto Cartoon Cat, quindi si è vendicato. E quindi chi è il più forte? Lo scopriremo se questo video arriva a 10.000 like e lo vedremo in real life. Io non dico secondo me chi è il più forte, perché voglio che me lo diciate voi. Dovete scrivere qui sotto nei commenti la classifica di tutti i mostri che abbiamo visto scontrarsi quest'oggi e dovete dire chi è il più forte. Chi lo fa gli lascio il cuoricino. Quindi ci vediamo in un prossimo video. Abbiamo visto dei combattimenti veramente incredibili. Ciao ragazzi, bye!